Benvenuti a un nuovo appuntamento con Il Punto, la trasmissione di approfondimento politico-amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria insieme con i consiglieri regionali. Oggi abbiamo due consiglieri del gruppo misto, Attilio Solinas, Movimento Democratici Buongiorno. Progressisti, benvenuto, è Presidente della Terza Commissione, e Claudio Ricci, gruppo misto, Ricci Presidente. Italia Civica. Buonasera, serata e grazie dell'invito. Allora, eh, chiaramente in apertura di trasmissione cerchiamo di leggere no, quanto è accaduto con le elezioni amministrative. Adesso ci sarà un periodo fino alle europee del prossimo anno in cui non ci saranno elezioni, per cui probabilmente anche la politica no, eh, penserà ad altre situazioni più che a campagne elettorali, insomma, che sono logiche in queste circostanze. Proviamo a fare la lettura del voto, proviamo a farla dell'Umbria, comincio da Tirio Solinas. Eh, i due, eh, le due città capoluogo oh, sono amministrate, Perugia già da qualche anno, Terni da, da qualche giorno, dal centrodestra, come pure Spoleto, insomma, città importanti. Solinas, cosa sta cambiando? Beh, io direi che prosegue il trend favorevole al centrodestra in Umbria. Centrodestra conquista città importanti come Terni, eh, Spoleto e la storica roccaforte della sinistra rappresentata da, da Umbertide. E quindi questo conferma eh, questo vento eh, di centrodestra nazionale, e quindi anche l'Umbria risente di questa tendenza politica favorevole al centrodestra e anche in parte al Movimento 5 Stelle, e la sinistra si deve interrogare sui suoi problemi che sono assolutamente evidenti, no? cioè, risentire di, un, di, un, di una tendenza nazionale è plausibile come interpretazione, però bisogna anche chiedersi cos'è che non va, e questo io l'ho sottolineato nei mesi scorsi, dopo il 4 marzo, ho avuto modo di confrontarmi con la giunta regionale, con gli altri consiglieri, avevo già espresso precedentemente alle elezioni alcuni interrogativi sull'azione di governo che secondo me deve essere più incisiva, ci sono dei punti che non sono stati affrontati in modo eh, efficace fino adesso, eh, penso alla, al rilancio dell'economia, dell eh, agli investimenti pubblici, alla eh, migliore utilizzazione dei fondi europei alla questione dell'agricoltura che risente di ritardi gravi nell'erogazione dei, dei contributi dell'Europa, eh, al gap eh, infrastrutturale soprattutto per quello che riguarda i collegamenti ferroviari. No? Eh, insomma, ci sono delle cose da fare in tempo, quantomeno insomma, spingere per ottenere anche finanziamenti a livello del governo da parte del governo per completare certi obiettivi per arrivare a completare Alcuni certi toccheremo tra poco dei, sì. degli argomenti che lei ha sottolineato Claudio Ricci, mentre Solinas viene non dal mondo politico, no? Solinas è un medico gastroenterologo, insomma ha lavorato per tantissimi anni in ospedale lei invece fa politica da, da, da molti anni, ha fatto il sindaco quindi la sua analisi in quanto può essere diversa rispetto a quella di, di, di Solinas in questo caso. Cioè lei ha vissuto i cambiamenti della politica, lei ha vissuto l'avvento di Berlusconi, quindi dalla prima alla seconda repubblica, ha vissuto e sta vivendo anche questa che si definisce la terza repubblica. Insomma, qual è la sua lettura? Prima di tutto occorre fare gli auguri e complimenti ai neosindaci. Eh, oggi svolgere il ruolo di sindaco <coughs> significa svolgere quasi una missione, per quanto è complesso amministrare un territorio dove soprattutto bisogna accorciare la distanza fra territori, cittadini e istituzioni, in una logica anche di cambiamento, ma deve essere sempre un cambiamento con la capacità di fare e realizzare concretamente ciò che si dice. Nella mia esperienza ho imparato anche sui miei errori che eh, la coerenza ma lo, soprattutto la credibilità la si guadagna realizzando sempre ciò che si dice. Quindi, l'auspicio ai neosindaci che possano assumere questo ruolo proprio con l'impegno di realizzare tutti i loro programmi, stando sempre molto vicini alle persone, tenendo la porta aperta. Oggi è molto importante la vicinanza fisica ma anche alle tematiche che si riposizionano continuamente, questo è l'elemento forse che si coglie in questo momento, siamo in un momento eh, diciamo della nostra società, quindi da un punto di vista sociologico ed economico lo potrei definire un momento gassoso dove la politica, la società, l'economia si modifica velocemente, quindi la politica deve cogliere velocemente i cambiamenti e adattarsi a questi cambiamenti. Sul quadro più invece strettamente numerico, sia in Umbria ma anche a livello nazionale, prendendo a riferimento il primo turno, si nota che nei comuni eh, stanno crescendo molto le espressioni civiche. Ormai notavo che in molti comuni umbri e anche in molti comuni italiani al primo turno, dove emerge il quadro politico, Oltre il 50% del voto è espressione di movimenti, liste civiche e molto del voto viene direttamente legato al candidato sindaco o ai candidati consiglieri, che sono degli elementi ormai determinanti. Quindi in futuro mi auguro che su queste basi possa nascere un grande movimento italiano e anche regionale civico, civile, moderato, popolare, europeo, per cogliere proprio questi aspetti di un civismo che ormai sta diventando anche un'espressione culturale e politica. Allora, Solinas, eh, i dati eh, emersi no, dalle ultime elezioni, in, chiaramente con un centrodestra molto forte in Umbria, con il Movimento 5 Stelle, come diceva lei, è comunque forte, in questo anno e mezzo che manca di legislatura per arrivare al termine del 2020, pensa possa incidere questo dato o comunque insomma, se ne ti racconto in maniera soltanto relativa? Beh, è un campanello di allarme fortissimo che ha suonato anche domenica scorsa, no? oltre che il 4 marzo. E quindi è ovvio che eh, il centro-sinistra si deve interrogare sugli errori fatti superare le spaccature che esistono all'interno del partito di maggioranza e ovviamente noi come liberi uguali siamo svincolati dalla, dal partito democratico quindi anche lì bisognerà fare un ragionamento perché nel, nel contesto territoriale locale bisogna andare uniti non è impensabile proseguire o, o ragionare su una divisione all'interno della sinistra e del centrosinistra. quindi interrogarsi sugli errori fatti, superare le spaccature, ripartire da con idee nuove per l'Umbria, programmi nuovi, idee nuove. Io credo anche una classe dirigente nuova, assolutamente necessaria, perché eh, abbiamo visto quello che è successo. Cioè questi, questi risultati così negativi sono anche il frutto, eh, la conseguenza del fatto che l'elettore vede divisioni, contrasti, correnti. Eh, eh, insomma persone che pensano più alla propria carriera politica che non al bene comune, per cui c'è questa lotta per i posti, le candidature, le, insomma, la corrente che vuole più posti da assessore, quell'altra che ne vuole, insomma, quindi c'è una competizione insana, negativa, che agli occhi dell'elettore... Porta a, a, a allontanarsi da quel, dal, dal contesto politico che ha governato l'Umbria per anni. Quindi non solo la regione ma anche le città. Quindi da qui alla fine della legislatura dobbiamo assolutamente fare un ragionamento condiviso dare un segnale nuovo, magari anche qualche aggiustamento nel, nel governo della regione, anche in termini di assessorati, secondo me credo che bisogna cominciare a, a ragionare anche su un ipotetico rimpasto. Quindi potrebbe esserci questo rimpasto secondo lei? Io direi, io direi che bisogna ragionarci perché lasciare le cose come stanno completamente non è un segnale positivo, sembra che uno dice va tutto bene, è andato tutto no, bene. bene, hanno sbagliato gli elettori, quindi non va bene. Non è così, insomma. Ricci, eh, lei eh, sta organizzandosi, poi pa passeremo ad altri argomenti eh, che forse per i cittadini sono anche più importanti per chi ci sta seguendo. Però lei sta preparando qualcosa di, di, di importante, mi pare, per le prossime elezioni regionali, ormai da qualche mese no? a livello eh, civico, con la sua Italia civica sta costruendo. Ma lei si candiderà da solo al di fuori del centrodestra? E questa è l'indicazione che può dare oggi? In questo momento c'è un percorso di riflessione che si andrà a sedimentare, peraltro, il giorno sabato 30 giugno alle ore 10 al Parco Hotel in Perugia Ponte San Giovanni. Ormai la consapevolezza è di eh, proporre la mia candidatura a presidente della regione Umbria con tre liste civiche. Una sarà la lista civica che mi ha accompagnato già nel 2015, la lista civica Ricci Presidente Proposta Umbria. La seconda, invece, sarà una lista civica più di ambito regionale e nazionale, Italia Civica, proprio con il pensiero di formare e guardare a questo nuovo gruppo politico civico, civile, popolare, moderato. Eh, di riferimento europeo, potremmo chiamarlo un elemento prodomico al Partito Popolare Europeo e poi una terza lista civica che dovrebbe essere alternativa riformista e con queste tre liste civiche eh, noi pensiamo di poter determinare in Umbria un cambiamento eh, ma come dicevo con la capacità di fare, oggi vede c'è un grande problema a livello locale ma anche a livello nazionale, la formazione della classe dirigente. Noi quello che vorremmo Questo fare, è, prima, no, questa, che vorremmo fare è scegliere persone che siano in grado di governare progetti, processi e amministrare, perché amministrare significa farlo. Con la competenza di fare, ma anche di proporre idee che siano finanziariamente realizzabili. Con questa legge, con una legge nuova, con, eh, prevedendo magari una legge diversa, una legge elettorale diversa in Umbria. Cioè lei sta facendo, poi domanderò anche a Solinas se, se è in programma eh, qualcosa del genere. Guardi, eh, in questo momento non è nelle mie disponibilità, io sono un consigliere, un consigliere regionale che eh, sostanzialmente svolge il suo ruolo di opposizione in maniera costruttiva. Se vuole la mia opinione, io credo che la regione Umbria debba prendere atto che altre regioni come la Toscana, ma in generale in un quadro nazionale vi è una soglia di riferimento che è quella del 40%, cioè se non si raggiunge il 40% non si può avere un premio di maggioranza. Questo credo che sia ciò che sta determinandosi in un quadro regionale e in un quadro nazionale. Ho fatto delle proposte in tale direzione. Solinas, su questa proposta di Ricci, che dici? La legge regionale Umbra ultima è stata mh, approvata dalla Corte Costituzionale, era, c'erano stati dei ricorsi, quindi è stata giudicata eh, di fatto eh, valida, quindi, insomma, però adesso bisogna vedere se, se si può ragionare, non so se in questi mesi che restano di legislatura si affronterà il tema, insomma di fatto eh, è stata giudicata adeguata, quindi insomma anche Pensami se qualche... modificata insomma. Io personalmente penso di no, Comunque, Qualche, qualche difetto ce l'ha indubbiamente. È stato... A lei il ballottaggio non le piace? Beh, il ballottaggio può creare dei problemi, eh, alleanze anomali, però insomma, in linea generale preferirei di no. Okay. Come Chiarissimo, per... chiarissimi tutti e due, tra l'altro, no? come, come linea. Parliamo di altri argomenti. Parliamo di trasporti. Il tema dell'aeroporto Ricci è un tema che sta venendo fuori giornalmente attraverso. Eh, come dire, riflessioni, comunicati dei consiglieri regionali ma anche eh, all'esterno no, di, di, di Palazzo Cesaroni o di Palazzo Donini. Insomma. Che sta succedendo? Lei che l'ha vissuto anche direttamente come sindaco d'Assisi no, negli anni passati? Ricoprivamo ruoli anche di collaborazione in quel periodo. Io l'ho vissuto per circa 20 anni lo sviluppo dell'aeroporto. Eh, e quindi avendo visto questo sviluppo anche nei ruoli di vice sindaco e successivamente di sindaco devo anche fare una riflessione molto oggettiva. In 20 anni vi è stato un grande sviluppo perché 20 anni fa non c'erano le infrastrutture stradali di accesso all'aeroporto. Poi ad un certo punto della vicenda dello sviluppo aeroportuale arrivano le risorse per i 150 anni dall'Unità d'Italia che consentono di fare un lavoro mirabile di riqualificazione e anche implementazione e realizzazione della nuova aerostazione. Sono state migliorate le infrastrutture di terra, sono stati inseriti i sistemi di avvicinamento strumentale, quindi le tecnologie. È stata realizzata la nuova caserma dei vigili del fuoco, altro elemento importante per la sicurezza, i nuovi parcheggi. Poi, più eh, ovviamente recentemente, la Sase, la società di gestione, ha ottenuto la concessione ventennale, cioè può gestire l'aeroporto per 20 anni e questa concessione è arrivata dall'ENAC, l'ente nazionale aeroporti civili, unitamente al riconoscimento come aeroporto di rilievo nazionale. In ultimo, è bene che eh, ovviamente ciò venga comunicato, vi è stato anche il pareggio di bilancio nell'anno 2017, toccando i 250.000 passeggeri all'anno. Questo è molto importante. Eh, Guardiai, qual è il nodo? Attimo. Il eh. nodo è questo: gli aeroporti esistono se ci sono i voli, adesso noi abbiamo l'infrastruttura, bisogna sviluppare i voli. <ride> per fare questo, come ho ricordato in questi giorni in Assemblea legislativa bisogna evitare di fare accordi con compagnie aeree che non hanno una adeguata solidità e non hanno una adeguata rete commerciale per la promozione, vendita non solo dei biglietti aerei, ma anche per quanto riguarda l'attrattività la turistica in termini di commercializzazione dei prodotti turistici. Quindi, arrivo alla conclusione economica, la Regione Umbria dovrebbe, a mio avviso, implementare il sostegno alla SASE fino a circa 3 milioni di euro e con questo la SASE, però muovendosi correttamente, dovrebbe chiamare grandi compagnie aeree low cost che hanno una solidità, una stabilità. E una rete commerciale ampia e fare accordi su linee aeree che abbiano una continuità annuale, sin anche, e concludo, basando uno o due aerei nello stesso aeroporto. Basare significa devono trovare lì la loro collocazione e partire da lì. Solinas, yes, eh, diciamo che è un'infrastruttura, quella aeroportuale, di grandissima rilevanza per l'Umbria a livello turistico, ma anche a livello commerciale, insomma, no, rappresenta un punto di riferimento un po' come l'alta velocità. ma L'aeroporto, forse, ancora di più. Allora, che dovrà fare, secondo lei, la regione, che tra l'altro è diciamo, protagonista, no, insieme alla società, di, fa parte della società di gestione, tutto Quanto ha detto Claudio Ricci è assolutamente condivisibile, bisogna investire di più puntare su compagnie solide che hanno capacità di, di coinvolgere un, un turismo no? attraverso i canali di marketing e di pubblicità, di promozione e ovviamente puntare su compagnie sa, attendibili, diciamo, perché se no ci ritroviamo con, ci ritroviamo con soldi erogati e, non, e quindi rotte, rotte da potenziare, rotte... Stabili per l'estate, per i collegamenti con il mare, collegamenti europei auspicabili con le maggiori città, no? perché io credo che il eh, collegamento con Parigi, il collegamento con Francoforte siano importanti, insomma, vanno, vanno strutturati e vanno eh, definiti in maniera appunto. Con una costanza nel tempo e con un'affidabilità da parte di chi eroga i servizi. Quindi si deve impegnare la regione insieme agli altri partner che gestiscono la SASE su, questo, su, questo obiett su questi obiettivi che sono imprescindibili, altrimenti ci ritroviamo con, con eh, eh, compagnie che cancellano i voli d'estate, insomma, ci troviamo nella situazione in cui siamo adesso che è grave, assolutamente. Allora eh, parliamo di, di un tema che lei conosce bene perché è presidente della terza commissione, parliamo de, di sanità, parliamo anche del riconoscimento che ha avuto l'Umbria no? come prima regione a livello nazionale, il benchmark insomma per qualità del servizio, per la spesa. Vuol dire lei che la vive dentro? È una domanda che le ho fatto anche in altre trasmissioni, però questo ci permette, dato che lei la vive, la sanità direttamente, ci permette di avere, come dire, uno, un osservatore particolare in questo caso. Io ho vissuto un'epoca in cui l'ospedale di Perugia attirava da tutta Italia pazienti perché c'erano eccellenze. Questa cosa si sta col tempo perdendo. A me eh, interessa come medico e come esponente della sanità molto relativamente la questione del benchmark, cioè la questione che i conti sono in ordine. Ok, mi va molto bene il fatto che i conti della sanità umbra siano in ordine no? e quindi noi siamo riferimento per i conti. Però io voglio una sanità. Che curi adeguatamente, assista adeguatamente tutti i cittadini di Umbri, ma sia anche capace di attrarre. Quindi un qualcosa in più, cioè un richiamo di eccellenze, un richiamo di maggiore, eh, mobilità, maggiore mobilità di eccellenze e soprattutto investire nei settori carenti. Ci sono dei, il benchmark mi va benissimo, eh, i conti mi vanno benissimo, ma ci sono. Se noi andiamo a vedere in dettaglio ci sono dei, delle questioni che non vanno, cioè le liste d'attesa ancora ci sono, ci sono per pazienti con tumori che devono aspettare, che devono andare fuori, vanno fuori regione, c'è una chirurgia dell'azienda ospedale di Perugia che è un'attività chirurgica che è calata di oltre il 40%, pur avendo chirurghi bravi che operano, evidentemente non è sufficiente. La responsabilità Quindi, è la politica. In sono, i sono state fatte delle scelte negli anni, secondo me, inadeguate. Le responsabilità non sono solo a carico della regione, ma direi anche a carico delle dell'università. C'è cioè, stata poca condivisione, Poco eh, indirizzo verso scelte qualitative, si è puntato più su situazioni di, insomma, anche per, per questioni di interessi vari. E non va bene, questo io l'ho denunciato in, a suo tempo, l'ho detto anche agli interlocutori istituzionali, lo dissi quando ancora non ero in politica. Bisogna puntare a, eh, a rovesciare queste scelte, no? perché insomma, bisogna trovare delle soluzioni più adeguate e risolvere le questioni che sono sempre in campo, il territorio che è carente persone che ingolfano i grandi ospedali e invece potrebbero essere curate nei territori con adeguate strutture, le liste d'attesa ancora ci sono, la formazione che è insufficiente, nel senso che abbiamo pochi specialisti, avremo sempre meno specialisti, sempre meno medici di medicina generale, abbiamo un'età media molto elevata, quindi bisogna pensare al turnover eh, e quindi favorire anche gli Umbri che studiano in Umbria con le borse di studio regionali per le specializzazioni. Questo è un, è un progetto che si sta discutendo in questi giorni sia in commissione che in assemblea. Quindi insomma fare un lavoro di analisi delle cose che servono, non cullarci sui risultati del. Dell'essere regione benchmark. Quello mm -hmm. va bene, molto bene, sono però contentissimo, basta, diciamo, però cioè... <coughs> bisogna fare, ci vuole qualcosa di più. Allora, eh, Solinas, non si può dire che non ascolti il territorio, perché io penso ai record assoluto di audizioni, no? e, eh, come presidente di commissione, sia nel sociale sia nella, nella sanità, nel discorso che riguarda la salute, ma riguarda anche in un certo qual modo l'ambiente. Siccome lei Ricci partecipa un po' a tutte le riunioni. Eh, che idea si è fatto e soprattutto sulle critiche che Solinas faceva comunque alla sanità regionale, lei che pensa? Devo prima di tutto riconoscere al Presidente Attilio Solinas che la terza commissione consigliare sta analizzando il tema anche della sanità in modo molto puntuale, incisivo, anche con numerose audizioni dal basso perché per migliorare il sistema sanitario forse bisogna ascoltare molto di più eh, coloro che lavorano eh, in line, come si dice, perché eh, danno delle indicazioni molto più precise su quelle che sono le azioni da svolgere. Io credo eh, che la Sanità Umbra debba molto più eh, fare sistema, noi siamo 900.000 persone. A Roma potremmo definirlo questo come il bacino di influenza di un ospedale. Quindi probabilmente noi dobbiamo far collaborare molto di più le strutture che oggi operano, mi riferisco alle due aziende sanitarie, quella del Perugino e quella del Ternano. Mi riferisco alle due aziende ospedaliere di Perugio e di Terni e gli altri sistemi territoriali, cioè vi deve essere una maggiore connessione, anche per esempio per raggiungere eh, un maggior livello di acquisti in materia e servizi sanitari in modo centralizzato. La centrale regionale Acquisti Sanità, che attualmente centralizza al 57% gli acquisti, dovrebbe salire in questa quota di acquisto centralizzato perché questo determinerebbe ovviamente anche dei risparmi da poter reinvestire per esempio per eh, Ridurre i tempi di attesa per esami e eh, visite eh, sanitarie ovviamente a tempi, come diceva il Presidente Solinas, migliori e più brevi rispetto a quelli attuali. E poi io credo che il prossimo piano sanitario regionale debba puntare soprattutto in una direzione, quella del territorio l'importanza dei piccoli ospedali, l'importanza nuova di quelli che venivano chiamati medici di medicina generale e che dovrebbero un po' seguire in modo più organico il paziente durante l'itinerario della cura e anche fare da filtro, indirizzare meglio ovviamente i pazienti e poi eh, sostanzialmente eh, lavorare molto di più sulla prevenzione. La prevenzione in sanità dovrebbe occupare circa il 5% che del complessivo. No? E un uso... Soprattutto però eh, cercare di potenziare il territorio perché un paziente certo, eh, certo. che ha maggiori livelli di prevenzione e ha un maggior livello di filtro Magari può risolvere nel territorio la sua problematica senza andare ad occupare il grande centro o il pronto soccorso dove si creano poi delle file. Siamo in conclusione. Allora, la domanda per, per entrambi. Qual è, secondo voi, o quale deve essere la priorità per questa ultima parte di legislatura, Solinas? Lavoro rilanciare l'economia. Investimenti, Quindi... investimenti pubblici. Rilanciare eh, l'economia con investimenti pubblici. Eh, eh, i, i fondi europei ce ne sono tanti, ci sono anche i fondi per la crisi del Ternano-Narnese, eh, la ricostruzione del terremoto, bisogna indirizzarli bene, questi fondi, queste risorse economiche, per creare, per creare nuovi posti di lavoro. È fondamentale infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie, eh, ricostruzione. Eh, messa in sicurezza del territorio sono tutte, tutti interventi che la regione può fare anche sull'economia agricola fondamentale abbiamo tante risorse dall'Europa per l'economia agricola economia di qualità non economia industriale come per esempio i tabacchi coltori che ormai sono, sono industrie multinazionali risorse non a pioggia però risorse mirate risorse mirate progetti, sulla qualità certo. perché l'Umbria ha una, una caratteristica tale per cui eh, anche sulle coltivazioni dobbiamo puntare alla qualità, al biologico, eh, ecologico, eh, capito? Queste cose qui dobbiamo e poi valorizzazione dei beni artistici culturali e pacchetti turistici, diciamo, promozione turistica adeguata. E lavorare per, un po' lavorare a, a negli, insieme ecco, sulla ecco. qualità, puntando noi, al lavoro, puntando al lavoro a rilanciare l'economia crea, per eh, creare nuovi posti di lavoro, perché c'è la maggiore sofferenza in questo momento è legata a questo. Ricci. Qual è la tre priorità? priorità. Uh, credo nel, nel 2018-19 l'avvio della ricostruzione <coughs> pesante in Umbria può essere un motore economico importante, ma qui mi rivolgo a coloro che anche ci sentono e hanno responsabilità parlamentari. Le quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016 necessitano di 23 miliardi di euro in cassa, non in competenza. Numero due. Concordo con il presidente Attilio Solinas. Lo sviluppo del sistema dei trasporti, in particolare il potenziamento delle linee ferroviarie, dove l'Umbria deve recuperare. Mi riferisco alla Spoleto Terni raddoppio ferroviario, mi riferisco alla, Spole, alla Foligno Terontola, includendo anche la stazione ferroviaria media-alta velocità all'aeroporto e con un servizio di Freccia Rossa 1000 che sia spostato, ampliato nelle principali città dell'Umbria. E poi il lavoro. Sul lavoro l'Unione Europea ha dato all'Umbria 1,7 miliardi di euro nel settennato dal 2014 al 2020. Bisogna profilare di più, bisogna eh, indirizzare i fondi sulle cose che davvero portano a risultati misurabili attraverso anche dei misuratori che possano vedere se le azioni producono nuovi posti di lavoro e poi, io credo, bisogna sostenere le imprese con una riduzione selettiva dell'IRAP, l'imposta regionale attività produttive. Concludo dicendo che se un'impresa si sviluppa e produce qualche posto di lavoro, bisogna ridurgli la tassa IRAP che la Regione impone alle imprese. Bene, noi non abbiamo davvero più tempo. Avevo altre due domande importanti, una politica e una no, però non c'è tempo, magari lo faremo nella prossima trasmissione. Grazie ad Attilio Solinas, Movimento Democratici Progressisti, Liberi Uguali, e a Claudio Ricci, Ricci Presidente. Italia Civica, grazie per essere stati con noi, grazie anche a chi ci ha seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.